Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Migranti, nella notte continuano gli sbarchi in Sicilia. Di Maio dice che paesi europei riprendano con le redistribuzioni. Zingaretti dice ora governo agisca in modo adeguato. Dopo la fuga di ieri, i trasferimenti di massa da Porto Empedocle. I primi 320 ospiti sono già partiti e verranno accolti nel Lazio, mentre i restanti 200 andranno in alcuni centri del Piemonte. Varato anche un piano di trasferimenti per l'hotspot di Lampedusa, dove nella notte sono arrivate altre 128 persone. La Commissione europea al lavoro per la relocation in altri stati membri. Lamorgese dice rischio sanitario fermare i flussi dalla Tunisia. Nella maggioranza Orfini accusa di fallimento la strategia cominciata con il governo Gentiloni, mentre il segretario Dem chiede interventi urgenti. Migranti, denuncia dell'OIM, guardia costiera libica ha sparato durante un rimpatrio, 3 morti e 4 feriti. L'UNHCR descrive che serve un'indagine urgente. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dice necessario mettere in atto un sistema alternativo che permetta che le persone soccorse o intercettate in mare siano portate in porti sicuri. Fontana, si indaga in Svizzera per risalire ai soldi del 1997. L'inchiesta milanese sui camici prima venduti alla regione dal cognato del governatore Attilio Fontana, poi trasformati su indicazione dello stesso in un tentativo di donazione mai formalizzato e che vede indagato anche il presidente della regione, ora vira appunto sui soldi. La caccia è iniziata dopo la scoperta di un conto svizzero aperto presso la UBS. Carabinieri arrestati a Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri interrogato dal CIP e dal GIP era l'ufficiale che chiedeva più arresti. Il giudice nell'ordinanza scrive che in presenza di risultati in termini di arresti eseguiti, gli ufficiali di grado superiore erano disposti a chiudere un occhio sulle intemperanze e sulle irregolarità compiute dai militari loro sottoposti. L'ufficiale ha risposto per 4 ore alle domande. Conti pubblici, Banca Italia scrive preoccupa il debito ma nessun timore di richieste irragionevoli dalla Unione Europea. Ufficio di bilancio scrive che un quarto degli ammortizzatori è imprese senza cali di fatturata. Le audizioni sul programma nazionale di riforme, la nuova richiesta di scostamento di bilancio che secondo l'UPB potrebbe portare il debito barra PIL a oltre il 160%. Capo del servizio struttura economica di Via Nazionale, Fabrizio Balassone, ha detto che ora vanno delineati in tempi rapidi progetti di investimento di riforma lungimiranti, concreti e dettagliati da attuare senza ritardi e inefficienze e la condizione per garantire l'effettivo accesso ai finanziamenti previsti dal Next Generation europeo. Notizie da Treviso e dal Veneto. Resterà 9 nuovi murales per la passeggiata dei trevigiani sul Sile. Colonna Preti dice creerò un comitato scientifico per unire Urbs Picta e Street Art. In arriva anche un centro artistico sulla ceramica 3D vicino al bosco verticale. Il monito del prefetto, i gestori trevigiani non servano da bere quando il locale è già affollato. Prefetto Maria Rosaria Laganà ha detto contro gli assembramenti vigilare sul numero delle entrate. I controlli delle forze dell'ordine saranno sempre all'ordine del giorno. La chiusura per chi sgarra è prevista. Furto di una bici nel 2015, condannato a un anno, finisce ai domiciliari. Provvedimento eseguito dai carabinieri di Riese Pio X nei confronti di un quarantenne romeno residente a Loria. Ad incastrare il ladro erano state le telecamere di videosorveglianza. Schiamazzi di notte, risse e degrado, kebab chiuso per 7 giorni, duro provvedimento della questura di Treviso nei confronti del chiosco Istanbul City Kebab di Conegliano. Nella serata del 17 luglio una violente lite portò all'arresto di un senegalese di 23 anni che aveva ridotto in fin di vita un ragazzo albanese di 20 anni. Assolto presunto boss della mafia nigeriana, per i giudici era solo un mediatore. Il 34enne Osewe Ewobe era ritenuto parte del sodalizio mafioso EIE.
Supreme e Confraternity, ben radicato in Italia e in Europa, ma la sentenza del Tribunale di Treviso demolisce di fatto l'impianto accusatorio. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti. Decine di uomini e ragazzi di origine pakistana e afghana sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Non si arrestano i flussi migratori della rotta balcanica. Il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta, è sceso in strada con altri cittadini per portare cibo e acqua a queste persone che si trovano in difficoltà e che scopriamo in preda alla fame e alla paura dopo un lungo viaggio intrapreso più di un anno e mezzo fa e che li ha portati in Italia. Le amministrazioni dei vari comuni della provincia di Udine sono in attesa di capire come affrontare questo fenomeno migratorio che certo continuerà per tutta l'estate, creando disagio e non poche polemiche tra i cittadini. Il sindaco Mossenta si impegna a intervenire con sistemi di sorveglianza per garantire la sicurezza, ma tenendo conto della presenza di alcuni minori, intende contattare la prefettura per trovare la soluzione più idonea e cercare di capire come agire in maniera concreta sul territorio senza dimenticare l'aspetto umano del dramma che questi stranieri stanno vivendo. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saiuz. Bene cari amici, adesso continuiamo con la lettura delle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Giovedì l'ultimo saluto al piccolo Stefano, i funerali del tredicenne morto dopo la caduta nel pozzo del parco Coronini-Cronberg si terranno nel campo sportivo dell'Azzurra, si terranno appunto il 30 luglio alle ore 18 in via della Colonia 15 a Stracis i funerali. Il tredicenne goriziano morto in seguito al tragico volo di 30 metri nel pozzo appunto come dicevamo del parco Coronini-Cronberg. Coronavirus, anche oggi zero casi in Friuli Venezia Giulia, restano due pazienti in terapia intensiva mentre i ricoveri scendono a 7, sono 103 le persone in isolamento. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 125, una in meno rispetto a ieri, restano due pazienti in terapia intensiva mentre scendono a 7 i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi. Giovane si infortuna alla cascata del Palar, incidente in tarda mattinata ad Alesso di Trasaghis, una diciottenne ha riportato una seria botta alla schiena. Una ragazza diciottenne è caduta dalla cascata del Palar ad Alesso di Trasaghis e ha riportato una seria botta alla schiena, è successo poco dopo mezzogiorno. Soccorsa dai sanitari, dai vigili del fuoco di Gemona e di Udine, è stata ritrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Padre e figlio rubano con destrezza un orologio da 40.000 euro. La Polizia di Stato di Udine ha arrestato due cittadini rumeni condannati per il furto commesso nel 2018. Padre e figlio, due cittadini rumeni di 53 e 20 anni, sono stati arrestati dagli agenti della sezione volanti della questura udinese. Durante la notte i poliziotti li hanno rintracciato appena fuori città. Sui due, in Italia senza fissa dimora, dalla fine del 2018 pendeva infatti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Verona. Cade e batte la testa soccorsa una turista, interventi dei sanitari e del nucleo soccorso acquatico dei pompieri al porticciolo di Santa Croce. Questa mattina intorno alle 11 una squadra del nucleo soccorso subacqueo acquatico dei vigili del fuoco di Trieste e il personale nautico del Porto Vecchio sono intervenuti al porticciolo di Santa Croce per soccorrere una persona ferita. I pompieri giunti sul posto via mare assieme al personale sanitario hanno soccorso una turista di 52 anni di Busto Arsizio che era caduta e aveva battuto la testa per poi trasportarla sull'imbarcazione dei vigili del fuoco e successivamente sull'ambulanza in attesa presso l'attracco della Capitaneria di Porto di Trieste. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.